Cara Carmen Gallini, direttrice della Via di Natale di Aviano, e a te, Carmen, chiedo, per la tua esperienza, sia in Via di Natale, ma anche in tutti i rapporti che hai con le associazioni del volontariato, quali sono, a tuo avviso, i punti di forza tra l'associazione Via di Natale in questo caso e i volontari? Come possono essere utilizzati e qual è la loro anche competenza che l'associazione, che la fondazione può chiedere al volontario che vuole offrire la propria disponibilità e il proprio tempo? Allora, direi che la Via di Natale è la quintessenza del volontariato perché noi umanamente senza non potremmo farne a meno, perché è un volontariato un po' particolare rispetto alle altre associazioni. E il rapporto che la Via di Natale ha con i volontari è talmente stretto e continuo che non c'è giorno in cui non abbiamo bisogno di qualcuno che faccia qualcosa per la Via di Natale. E mi riferisco alle miriadi di iniziative che fanno. Dico quasi ogni giorno per sostenere la nostra realtà, perché noi non abbiamo contributi pubblici e quello che è la cosa più tante è la generosità della gente della nostra terra. Quando si dice gente della nostra terra ci si riferisce ai volontari. Allora noi all'interno della casa abbiamo un gruppo ormai che è storico, è quello che è di volontari che fanno assistenza, che fanno servizio più che assistenza all'hospice. Sono persone molto semplici che dedicano una mezza giornata alla settimana alla Via di Natale, i malati terminali vengono con una frequenza continua perché non è che vengono quando vogliono o quando non hanno altro da fare. Per noi avere queste persone che fanno compagnia a malati che magari non hanno famiglia, che non hanno nessuno, è una cosa vitale, importante perché vuol dire far trascorrere alcune ore alle persone a letto, malate, con un po' più di serenità, magari portarle fuori, aiutarle a mangiare. Questo è il volontariato più vivo che noi abbiamo alla casa. Poi abbiamo tutti quei volontari che fanno le lucciolate, fanno manifestazioni di tutto genere per raccogliere fondi per la Via di Natale. Ecco, per noi vuol dire tutti 365 giorni all'anno essere a contatto con queste persone. E se noi non avessimo avuto il volontariato non avremmo fatto proprio un bel niente, perché gestire la Via di Natale è un'impresa abbastanza dura, diciamo, però insomma ce la facciamo.